Preghiamo oggi per gli uomini e le donne che lavorano nei mezzi di comunicazione. In questo tempo di pandemia rischiano tanto, il lavoro è tanto. Che il Signore li aiuti in questo lavoro di trasmissione sempre della verità. Questo passo del Vangelo di Giovanni ci fa vedere l'intimità che era fra Gesù e il Padre. Lui, Gesù, faceva quello che il Padre gli ha detto di fare. E per questo dice: chi crede in me, non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Poi precisa la sua missione. Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Si presenta come luce, la missione di Gesù è illuminare, la luce. Lui stesso ha detto: io sono la luce del mondo. Il profeta Isaia aveva profetizzato questa luce. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, la promessa della luce che illuminerà il popolo. E anche la missione degli apostoli è portare la luce. Paolo lo disse al re Agrippa: sono stato eletto per illuminare, per portare questa luce, che non è mia, è l'altra, ma per portare la luce. E la missione di Gesù, portare la luce, e la missione degli apostoli, portare la luce di Gesù, illuminare. Perché il mondo era nelle tenebre. Ma il dramma della luce di Gesù è che è stata respinta. Già all'inizio del Vangelo di Giovanni lo dice chiaramente: è venuto dai suoi e i suoi non l'accolsero. Amavano più le tenebre che le luci. Abituarsi alle tenebre, vivere nelle tenebre, non sanno accettare la luce, non possono, sono schiavi delle tenebre. E questa sarà la lotta di Gesù continua: illuminare, portare la luce che fa vedere le cose come stanno, come sono, fa vedere la libertà, fa vedere la verità, fa vedere il cammino a andare, ma con la luce di Gesù. Paolo ha avuto questa esperienza del passaggio dalle tenebre alle luci, alla luce. Quando il Signore lo incontrò sulla strada di Damasco, è rimasto accecato, cieco. La luce del Signore lo accecò. E poi, passati alcuni giorni, col battesimo riprese la luce. Lui ha avuto questa esperienza del passaggio delle tenebre nella quale era alla luce. E anche il passaggio nostro, che sacramentalmente lo abbiamo ricevuto nel battesimo, per questo il battesimo si chiamava nei primi secoli la illuminazione, perché ti dava la luce, ti faceva entrare. Per questo nella cerimonia del battesimo diamo un cielo accesso, una candela accesa al papà e alla mamma, perché il bambino, la bambina è illuminato, illuminata. Gesù porta la luce. Ma il popolo, la gente,
il suo popolo ha respinto. Tanto abituato alle tenebre che la luce gli avvaglia, non sa andarsene. E questo è il dramma del nostro peccato. Il peccato ci accecca e non possiamo tollerare la luce. Abbiamo gli occhi ammalati. E Gesù lo dice chiaramente nel Vangelo di Matteo. Se il tuo occhio è ammalato, tutto il tuo corpo sarà ammalato. Se il tuo occhio soltanto vede le tenebre, quante tenebre saranno dentro di te? Le tenebre. E la conversione è passare dalle tenebre alla luce. Ma quali sono le cose che ammalano gli occhi? Gli occhi della fede. I nostri occhi sono malati. Quali sono le cose che lo tirano giù, che lo accecano? I vizi. Lo spirito mondano. La superbia. I vizi che ti tirano giù. E anche queste tre cose, i vizi, la superbia, lo spirito mondano, ti portano a fare società con gli altri per rimanere sicuri nelle tenebre. Noi parliamo spesso delle mafie, è questo. Ma ci sono delle mafie spirituali, ci sono delle mafie domestiche, sempre cercare qualcun altro per coprirsi e rimanere nelle tenebre. Non è facile vivere nella luce. La luce ci fa vedere tante cose brutte dentro di noi che noi non vogliamo vedere. I vizi, i peccati. Pensiamo ai nostri vizi, pensiamo alla nostra superbia, pensiamo allo spirito mondano nostro. Queste cose ci accecano, ci allontanano dalla luce di Gesù. Ma se noi entriamo a pensare queste cose, non troveremo un muro, non troveremo un'uscita, perché Gesù stesso dice che Lui è la luce e sono venuto al mondo non per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Gesù stesso, la luce, dice, no, abbi coraggio, lasciati illuminarti, lasciati vedere quello che hai dentro, perché sono io a portarti avanti, a salvarti. Io non ti condanno, io ti salvo. Signore, che ci salva delle tenebre che noi abbiamo dentro, delle tenebre della vita quotidiana, della vita sociale, della vita politica, della vita nazionale, internazionale, tante tenebre ci sono dentro. Il Signore ci salva, ma ci chiede di vederle prima. Avere il coraggio di vedere le nostre tenebre, perché la luce del Signore entri e ci salvi. Non abbiamo paura al Signore, è molto buono, è mite, è vicino a noi, è venuto per salvarci. Non abbiamo paura alla luce di Gesù.